Ciao a tutti amici amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio. Ho sempre pensato che Automobilista 2 sarebbe risultato il sim racing più completo sul mercato, solo se sarebbe arrivato il Mugello. Ed eccolo qui, signori e signori, è arrivato. Non è arrivato purtroppo per via ufficiale, per il momento insomma, si spera sempre anche che arrivi per via ufficiale, però per il momento è arrivato. Grazie a una mod, siccome il circuito del Mugello c'era su Project Cars 2 e Project Cars 3, insomma, che utilizzano lo stesso motore grafico di Automobilista 2, i modder sono riusciti a portarlo anche su Automobilista 2 e quindi ci possiamo girare con tutte le categorie, tutte le vetture con la fisica di Automobilista 2 e questa è una cosa incredibile. Il Mugello, a mio modesto parere, è uno dei circuiti più belli, forse il circuito più bello dell'intero pianeta. Lo metto sicuramente tra i miei circuiti preferiti insieme a Spa, insieme a Monza. Assolutamente un circuito incredibile ed è fantastico averlo finalmente a disposizione su Automobilista 2. Quindi andiamo a provarlo brevemente in questo video in VR. Lo proviamo prima di tutto con anche la nuovissima Formula Ultimate Gen 2 che è stata con l'ultimo aggiornamento di Automobilista 2 è stata rifatta, è stato rifatto il modello 3D per renderlo più simile proprio alle vetture di quest'anno, quindi un aggiornamento importante e quindi se avevate anche le livree, diciamo, non saranno più compatibili con questa nuova formula Ultimate Gen 2. Strano che Reisa abbia deciso proprio di sostituire il modello e non di fare magari una Gen 3, ok, tenendo la Gen 2. Boh, non so perché ha deciso di sostituire proprio la vettura completamente e quindi per le livree bisogna aspettare ancora un pochettino che appunto i modder rifacciano insomma le livree per questo nuovo modello. Per il momento quindi proviamo una livrea diciamo tra quelle standard e la proviamo proprio al Mugello. Ok, corriamo con il sole. Ok, ragazzi, ci siamo. Si parte, mamma mia, eccoci qua. Siamo al Mugello. È proprio lui. Non c'è trucco, non c'è inganno. E affrontarlo con questa Formula Ultimate Gen 2 è assolutamente fantastico. Anche perché in teoria questa vettura ha già il nuovo modello fisico ulteriormente ritoccato che dovrebbe uscire con il prossimo update, ma che su questo modello proprio di vettura è già stato aggiunto e dopo su qualche altro che adesso non ricordo sinceramente. Allora sì, il circuito del Mugello è lo stesso di Project Cars 2, identico. Quindi sì, insomma il layout, il tracciato è quello, è fatto molto molto bene. Chiaramente tecnicamente non può essere a livelli dei tracciati di resa più aggiornati, per esempio anche come Spa, come altri che sono stati aggiornati proprio anche dal punto di vista tecnico rispetto a quelli di Project Cars 2. C'è sempre questo effetto di queste ombre un po' striate che ogni tanto appaiono. Che anche in altre mode di circuiti devo capire un attimo se c'è la possibilità di farle vedere meno. Comunque ragazzi è bellissimo. Vedete sono ancora c'erano ancora i cartelli di Project Cars 2 proprio anche qua. Direi che il circuito è proprio quello di Project Cars 2. Chiaramente ho visto versioni del Mugello migliori uscire in questi ultimi anni, però ripeto, averlo in Automobilista 2 è veramente fantastico. Allora qua mi dice tempi invalidati perché chiaramente ci saranno
da disattivare i track limit probabilmente nelle opzioni, come succede anche nelle altre mod. E chiaramente i track limit sono, non sono giusti, però ragazzi, tanta roba. Il circuito ovviamente sì, l'ho scaricato dal sito di Project Cars con modding team, insomma vi lascio il link in descrizione, e l'ho installato semplicemente con il mod manager, che è una cavolata insomma farlo, basta trascinare il pacchettino Zippo RAR, quello che è all'interno del mod manager, e si installa in maniera molto molto semplice, come vi avevo già mostrato in un video precedente che vi lascio in descrizione. E che bella questa parte, con questa formula Ultimate. Ora ci sto prendendo un po' la mano, vediamo se riesco a mostrarvi un giro un po' più tirato. Ok, dai. Direi che mi sono divertito abbastanza. Ragazzi, se qualcuno vuole organizzare qualcosa su questo circuito, qualche garetta online, veramente c'è da divertirsi. Adesso però andiamo a provare anche qualcosina con l'intelligenza artificiale, vediamo come va. Allora, ho voluto provare circuito moddato con, quindi Mugello, con auto moddata 500 Abarth, anche questa new entry per quanto riguarda le mod. Come sentite, come avete probabilmente sentito, sotto il diluvio universale, garetta veloce, quindi per testare anche l'intelligenza artificiale, vediamo come va, vediamo se almeno riusciamo a procedere dopo la prima curva. Ok, via che si parte. Cambio manuale. Partenza pessima. Ok, vediamo come va la prima curva. Frenano. Frenano presto. Frenano presto. Frenano presto. Mi sa che qua lì ha qualche problemino. Sicuramente l'ho messa al massimo, ma qua sì, frenano decisamente presto e vanno, fanno le curve molto molto piano. Molto carina però questa mod anche delle 500 Abarth, eh. Oh, quanto frenano presto. Forse sono io che voglio frenare anche troppo tardi, però mi sembra che vadano abbastanza piano, eh. Cioè, perché c'è anche la pioggia, no, qua è proprio inchiodano. Nei circuiti moddati l'intelligenza artificiale è sempre un terno all'otto.
Sì. Diciamo non è proprio inutilizzabile, perlomeno comunque anche le vetture non è che si che fanno gli autoscontri tra di loro, però ci sono sicuramente delle curve dove inchiodano. Vabbè, un po' tutto da tarare. Che qui c'è, guardate come ne passo agevolmente due. Peccato perché mi sarebbe. Mamma mia. Mi ha proprio inchiodato davanti. Sorry. Peccato, stavo dicendo, perché sarebbe veramente figo aggiungere anche questo circuito. Per esempio, qualche campionato così, qualche campionato custom, però sì, l'intelligenza artificiale. Magari la proverò anche con vetture non moddate, che magari è proprio anche un discorso di vetture. Adesso qua ho cannato completamente la prima curva. Devo dire che probabilmente sono anch'io che voglio frenare troppo là, troppo in là, che adesso che il gruppo si è sgranato effettivamente inizia a fare più fatica a stargli sotto ai primi. Inizia ad andare anche lungo, probabilmente anche perché con la pioggia. Insomma, dai, bisogna tirarla su al massimo, però qua adesso proprio rallentano di brutto su questo punto. Intanto sta smettendo di piovere. Sono piazzato al primo posto. Adesso non ho nessun riferimento davanti. Quindi vediamo come va. Sì, no, però sono, direi, piuttosto lente. Però vado lungo. Vado lungo qui. Vado lungo. E butto via così il primo posto. L'intelligenza artificiale sta applicando alla lettera al detto: chi va piano va sano e va lontano. Evidentemente ad ogni curva vado dritto. Anche l'effetto del meteo dinamico non mi sembra che funzioni alla perfezione. Non mi sembra di vedere più tanto che come che la pista sia bagnata con la scia che inizia ad asciugarsi, come succede in altri circuiti. La pista in questo momento sembra praticamente asciutta. Insomma, ho fatto anche un test abbastanza impegnativo, è tosto. Anche qua vado sempre lungo. Nel frattempo siamo secondi, la pista si sta asciugando. Come la portiamo a casa? Stiamo per finire il penultimo giro. Un'accelerazione la facciamo fuori. Ok, un po' lunghi qua. Eccoci qua, siamo arrivati. Quindi alla conclusione arrivo proprio in solitaria sul traguardo.
sull'asciutto, su questo cielo azzurro sopra le colline del Mugello. Veramente circuito fantastico. Purtroppo avete visto, ci sono problemi con l'intelligenza artificiale che ovviamente non sa guidare su questo circuito, almeno per quel che riguarda queste 500 Abarth. C'è il problema poi col meteo dinamico, con la pista che passa in maniera troppo repentina da diciamo condizioni di bagnata a condizioni di asciutto, perlomeno dal punto di vista grafico. Per quanto riguarda invece la guidabilità, mi sembra tutto abbastanza coerente, anche per quanto riguarda le scie che le macchine lasciano dietro di loro. Insomma, un circuito così da utilizzare così per fare qualche giretto in solitaria, o per organizzare qualche garetta in multiplayer. Assolutamente, è comunque fantastico averlo qui in Automobilista 2. Speriamo che in un futuro possa arrivare anche in maniera ufficiale, o che magari possano essere risolti anche un po' questi problemini che abbiamo visto. Per quel che mi riguarda, quindi, dal vostro Alessio Back to VR è tutto. Fatemi sapere se già stavate provando il Mugello in Automobilista 2. Ovviamente date sempre un'occhiata ai link in descrizione, come al solito, c'è sempre qualcosa di interessante per quel che mi riguarda. Quindi dal vostro Alessio Back to VR è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!